da Milano. Marco, buonasera. Allora, abbiamo avuto insomma una intervista lunga insomma con Maria Elena Boschi. Abbiamo cominciato dal giallo del rinvio, no? Si parla oggi sui giornali di questa ipotesi del rinvio che ora sembra rientrata, ma che cosa c'è dietro questa questione del rinvio? Ci sono due elementi. Uno, il terremoto, e sono intervenuti personaggi autorevoli, Pierluigi Castagnetti, che tra l'altro è una delle persone più vicine al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Ministro dell'Interno Alfano, l'hai anche citato, ha detto altissima considerazione per l'ipotesi di spostare la data del referendum, sindaci dei paesi colpiti che hanno detto noi abbiamo difficoltà a garantire il voto. Ora, questo argomento è stato sgombrato, si è detto no, il terremoto si farà il referendum perché siamo in grado di affrontare anche questa emergenza, l'ha detto la Boschi poco fa. Resta un altro elemento però, c'è un ricorso presentato dall'ex Presidente della Corte Costituzionale Valerio Nida, esponente del no, che oggi il Tribunale Civile di Milano ha detto si è preso altri 10 giorni di tempo per valutare. Ora, nel Palazzo si è molto parlato di questo rinvio, dell'ipotetico rinvio, perché se il Tribunale Civile accogliesse il ricorso di Onida, il referendum andrebbe nelle mani della Corte Costituzionale e non ci sarebbero praticamente i tempi tecnici per far esprimere la consulta prima della data. Quindi la data potrebbe essere sospesa. E di questo molto la Boschi ha detto più volte, come se fosse un mantra, il referendum del 4 dicembre, il referendum del 4 dicembre, alla quinta volta che l'ha detto veniva il sospetto, veniva da pensare che forse non è detto che sia il 4 dicembre, cioè siamo anche su questo in una fase comunque sospesa. E Matteo Renzi come vive questa situazione? Ma Matteo Renzi ha giocato tutto sul referendum, l'abbiamo sentito anche poco fa dalle parole della Boschi. A un certo punto tu gliel'hai chiesto e lei ha esitato, ma di fatto lei ha detto sta salendo lo spread, perché c'è incertezza, perché il no è in testa nei sondaggi, diciamolo. Quindi questo dà la misura di quanto sia importante questo appuntamento. Però i sondaggi danno in testa il no, quindi Renzi secondo me è combattuto, il suo spirito agonistico lo spinge a giocarsi tutto il 4 dicembre, di fatto sta cambiando strategia. La Boschi, le due cose che mi hanno colpito dell'intervista, una la disponibilità assoluta a cambiare legge elettorale, ma come non avevate detto che la legge elettorale era la legge che tutta l'Europa ci avrebbe invidiato quando sarebbe entrata in vigore, adesso senza averla mai provata, sono disposti a cambiare. La seconda cosa è la questione del Parlamento, della fiducia, dell'efficienza del Parlamento. Io sono un cronista parlamentare. Il problema del Parlamento, credo sia il tema del referendum, sia che si voti sì, sia che si voti no. Un Parlamento non è efficiente perché fa 269 leggi invece di 138. Il Parlamento è la rappresentanza del Paese. Allora ti faccio 4 nomi. Andreotti, Moro, Violante, Napolitano. Il top della politica, erano tutti capigruppo alla Camera. Se io vi chiedo chi sono i capigruppo del PD, del Movimento 5 Stelle, non ti dico dei partitini. Non te li ricordi? Io forse me li ricordo, ma se chiedessi da sempre, probabilmente non lo sanno. Ti faccio altri 4 nomi e chiudo. Renzi, Beppe Grillo, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini. Sono i principali leader delle 4 principali forze politiche del Paese, nessuno di loro siede in Parlamento. Allora qui si sta facendo un referendum sul Parlamento che non è il problema della politica, tant'è vero che i principali leader non siedono in Parlamento e i capigruppo sono dei signor nessuno. Ecco, e questo è un punto importantissimo. Buonasera a Maurizio Landini, segretario generale della FIOM. Buonasera. Buonasera. Che ha detto che se vince il no fa i cappelletti, ho visto, i cappelletti in brodo. Sì, da me i cappelletti sono una cosa importante, si fanno quando è festa. Perché lei è schierato per il no, ovviamente? Allora uno dice, ma scusate, ma il sindacato non si dovrebbe occupare dei contratti anziché del bicameralismo perfetto o paritario? Beh, sa, la Costituzione dice che questa è una Repubblica fondata sul lavoro, no? E quindi il sindacato si deve occupare, se è vero o no che è fondata sul lavoro, e cosa serve perché chi lavora o chi ha bisogno di lavorare possa vivere dignitosamente e avere dei diritti. E in più vorrei ricordare che tra i padri fondatori della Costituzione del nostro Paese ci fu anche Di Vittorio come rappresentante del sindacato. E vorrei ricordare che quando hanno fatto la Costituzione non hanno fatto un referendum per dividere il Paese, hanno eletto un'assemblea costituente, cioè il popolo italiano
ha votato un'assemblea costituente rappresentando tutte le forze politiche con una legge proporzionale, non c'erano premi di maggioranza, e per un anno e più quell'assemblea ha discusso per fare una Costituzione che fosse condivisa dalla stragrande maggioranza di chi era dentro quel Parlamento. Perché la Costituzione non può essere del governo o dell'opposizione. La Costituzione deve essere di tutti i cittadini e deve garantire Però dice il Ministro Marina Boschi, c'è un problema di semplificazione della burocrazia, delle procedure, di velocizzazione. Ma effettivamente è vero che c'è questo bicameralismo paritario, perfetto, rende più complicata l'approvazione delle leggi. Su questo lei trova appunto un accordo con la Boschi? No, io trovo che il nostro problema è che di leggi ce ne sono troppe e che sono fatte male. Non è un problema in quanto tempo si fanno le leggi, perché se penso al Job Act, alla riforma Fornero o altre leggi che sono state fatte in questo periodo, ci ha messo pochissimo tempo, ma credo che siano una schifezza totale per i giovani, per i precari, per i cittadini. Quindi il problema è come si fanno le leggi. In più, io vedo un altro punto fondamentale. La nostra Costituzione dice che la sovranità spetta al popolo. Io ho sentito alcune cose. Guardate che qui hanno fatto un'operazione, perché su questa storia di superare le Camere o di ridurre il ruolo del Senato, sapete qual è la cosa? Vero che sta raccontando, abbiamo ridotto i costi della politica? No, qual è l'unica cosa che riescono a eliminare se passasse questa riforma? Hanno eliminato gli elettori, perché il Senato non è più eletto da noi cittadini. Questa a me sembra una cosa gravissima, perché la democrazia si fonda sul fatto che la sovranità spetta ai cittadini. Però scusi, quindi secondo lei c'è un elemento di impoverimento della democrazia? Sì. C'è un problema di democrazia in questa riforma? Sì, questa riforma per me riduce gli spazi di democrazia, perché quando io ho un Senato, guardi, torniamo. Però se verrà approvata dal referendum, vuol dire che no, la maggioranza degli italiani. Non verrà, io sono convinto che questo referendum prevale il no e vince il no. Se vincerà il sì, ci sarà. Io sono convinto che non sarà così, posso sbagliare, ma penso che non sarà così, perché non è la cosa di cui bisogna. Vorrei ricordarle una cosa. Qual è il pericolo che vede lei in questa riforma? Proprio semplice, secco, il pericolo. Che c'è dell'uomo solo al comando. L'uomo solo al comando. E io trovo che questa sia in una situazione, non dico in Italia, nel mondo. Siamo di fronte a situazioni inedite, con cambiamenti radicali. Noi non abbiamo bisogno dei fenomeni che ci vengono, che pensano da solo di cambiare. Noi abbiamo bisogno di coinvolgere le persone e di mettere nelle condizioni tutte le persone di usare al meglio la loro intelligenza in qualsiasi ruolo loro abbiano. Senta, abbiamo bisogno di unire quel paese qui e l'Europa, non di dividerla. Ci sono già troppe diseguaglianze, troppe. Guardi, glielo dico perché io nel mondo del lavoro io non ho mai visto una situazione di competizione, di contrapposizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, perché hanno fatto leggi assurde che mettono in contrapposizione. Sentivo prima il Ministro, non può venirmi a raccontare che la legge è importante perché così gli apprendisti sono uguali dappertutto, perché in Italia non stanno aumentando gli apprendisti, stanno aumentando i voucher. In tutta Italia esistono i voucher. Con milioni, però lei si riferiva alla centralizzazione delle scelte, no? No, ma io le faccio un esempio. Quando dicevo del Senato, le faccio questo esempio. C'è stato nel nostro paese un Senato nominato, quando c'era il re. Noi, prima della Costituzione, avevamo il Senato del Regno e lì erano tutti nominati. Adesso ci stanno dicendo che fanno un Senato dove noi non votiamo, e poi c'è un'altra contraddizione. Si dice che dovrebbe rappresentare le autonomie. Le cancellano le autonomie? Come fanno a rappresentare le autonomie se le regioni gli viene tolto qualsiasi potere perché decide tutto al centro? Capisce le contraddizioni? Guardi questa fotografia, mi fate vedere la foto dei tre diciamo, moschettieri del no. Lei vota con loro? No, sono loro che votano con me. Vede che è una. E non si sa se è più un cinto del loro. Però, no, ma Marco da Milano. No, ma io ragiono, guardi, che se ragiono quando è stata. La Costituzione deve essere di tutti, Cioè, non è che possiamo continuare. Anche di Gaspari, guarda, io trovo proprio che sia un errore strategico che il governo pensi di fare lui la Costituzione per tutti. Marco, lo trovo proprio un errore. Senta Landini, però guardiamo un attimo in casa vostra, del sindacato e della CGIL in particolare, perché assodato che lei non salirà su un palco con questi tre, immagino. Primo, vorrei capire, ci sarà una manifestazione della CGIL sul referendum per il no alla Costituzione, della CGIL intesa come sindacato unitario, come tutte le categorie. Seconda domanda, se io apro il sito della FIOM, vedo votare no è questione di sopravvivenza, è un articolo di Paolo Maddalena, ex giudice della Corte Costituzionale. Assolutamente, pubblichiamo assolutamente. Tanti articoli comunque e tanti una punti posizione di vista molto dura.
Se invece apro il sito del sindacato pensionati della CGIL, c'è una dichiarazione del segretario Ivan Pedretti che dice quello che ci piace e quello che non ci piace della legge di bilancio. Allora, lei sa che la legge di bilancio del governo Renzi è molto generosa con i pensionati, no? Addirittura si promettevano 6 miliardi di risorse in 3 anni, sono diventate 7. Il sindacato dei pensionati conta 3 milioni di iscritti della CGIL, la FIOM un pochino meno, 2.985.000, la FIOM ne conta 350.000? Sì, beh, c'è una differenza, no? Faccia il rapporto. I metalmeccanici in Italia sono 1.5 milioni. Uno che non è metalmeccanico, benissimo. Certo, quindi 350.000 certo, sono 1.5 milioni, i pensionati sono un domanda, po' di più. La domanda è, ma insomma, la CGIL e i pensionati della CGIL voteranno sì o voteranno no? Guardi che la CGIL ha preso una posizione molto precisa, l'abbiamo votata all'Assemblea Nazionale all'unanimità. Un documento, ma ci sono manifestazioni in tutta Italia e la Lei CGIL... Lei sa che la lotta è un'altra cosa, non devo spiegarlo a Landini, che la lotta è una cosa diversa da firmare un documento che lo conosciamo noi. Qui non c'è da scioperare, c'è da andare a votare il 4 di dicembre e votare no. Il referendum è questo. La fate una manifestazione? Guardi che abbiamo scelto, allora se mi lascia finire, perché se mi fa tante domande non riesco a risponderle. Allora, uno, per chiarezza, la posizione ufficiale della CGIL con documenti che vengono distribuiti in tutti i luoghi di lavoro è andate a votare e votate no a questa riforma, punto. E oggi stiamo facendo, io sto girando, domani sera sarò a Rimini, domenica però lei ha detto andiamo in piazza contro il governo e il sindacato pensionati che conta 10 volte quello dei metalmeccanici dice permetta. Ci piace la legge di bilancio del governo. Aspetti pure, lei sta mescolando due cose, dopo parlo se vuole anche della legge di stabilità, adesso stiamo parlando del referendum, sono due cose distinte. Sono due cose distinte. Oggi in Italia siamo chiamati il 4 dicembre a dire sì o no a una riforma, come la chiamano loro, e su questo punto la posizione della CGIL è chiarissima. Si invitano tutti ad andare a votare e a votare no. E si sta facendo campagna elettorale con iniziative, con dibattiti, con assemblee, con materiali dentro e fuori i luoghi di lavoro. E abbiamo un mese davanti per muoverci in questa direzione. Tutti i dirigenti della CGIL hanno questo impegno. Poi, siccome siamo un'organizzazione democratica, naturalmente ci può essere anche l'iscritto alla CGIL che pensa di votare sì, come c'è l'iscritto al PD che pensa di votare no. Però la posizione formale della CGIL e l'impegno che stiamo mettendo in campo è per dire no, con tanto di articolazioni e di ragioni, non è una ragione politica. Scusi Landini, però il link c'è. Renzi si è ricordato di sedersi al tavolo di concertazione con i sindacati, guarda caso, quando c'era il referendum alle porte. E i pensionati sono più dei metalmeccanici, come lei ha appena detto. No, ma guardi che ci sono tantissimi, pensate, io le posso fare l'elenco, ma forse non li conosce, che votano no. Non, questa storia che tutti i pensionati votano con Renzi, sì, quello che ha detto D'Alema, insomma. Non lo so adesso chi l'ha detto. Io le garantisco che ne conosco tantissimi che votano no e ne conosco tantissimi di pensionati che stanno facendo la campagna per fare vincere il no al referendum. Quindi questo mi sembra chiaro. Però il referendum è questa cosa e io credo che ci sia una battaglia da fare. La CGIL ha anche detto che non è d'accordo con la riforma elettorale e chiede che venisse cambiata quella riforma elettorale. La CGIL non dice che le cose devono rimanere uguali, perché l'altra cosa che bisogna smetterla di raccontarla è che chi vuol cambiare il paese per il sì e chi non vuol cambiare nulla per il no. E l'altra cosa che è una bugia totale. Io non voglio, vi faccio un esempio, io le pensioni le voglio cambiare, perché i giovani che non hanno più diritto alla pensione è una follia, andare in pensione a 70 anni è una follia. Io il Job Act lo voglio cambiare, quindi perché penso che bisogna cambiare questa legge non va bene? Perché questa idea di riforma della Costituzione accentra ancora di più il potere in mano a pochi, a chi governerà, perché non ha più contrappesi, e potrà fare, non avendo la maggioranza, perché questo è il punto, con il premio di maggioranza che c'è in questa legge elettorale, tu avrai che chi non ha la maggioranza dei voti ha la maggioranza per poter fare quello che gli pare. Questo è contro la democrazia. Landini, avete fatto tante manifestazioni anche per molti...
avete, lei pone una questione democratica enorme, certo, e non ci sarà nessuna manifestazione nazionale del suo sindacato. No, cioè perdere. Noi pensionati abbiamo della scelto. CGIL in piazza, guardi, da qui al 4 dicembre, guardi, non li vedremo, ma vero guardi, o no? No, mica vero, ci sono le, io glielo ho detto, abbiamo scelto un'altra a cosa. A Piazza San Giovanni, guardi, dico. Che adesso non, il problema non è riempire le piazze, è riempire le urne di no, la democrazia. Quindi le iniziative, uno le fa in base all'obiettivo. Qual è l'obiettivo? Far andare a votare tanta gente, perché purtroppo c'è tanta gente che si è rotta le scatole e non va più a votare, questo è un problema serio, e bisogna far vincere il no. E quindi io dico alle persone, se davvero vogliono dare oggi un segnale di cambiamento, oggi è l'occasione di riprendersi la parola che ci è stata tolta in questi anni e di dire di no, perché c'è bisogno di cambiare davvero questo paese allargando la democrazia, Landini, e non restringendola. Poi se discutiamo di legge di stabilità, guardi, la CGIL lunedì prossimo, il 7, perché sa... La legge di stabilità... No, ma lunedì discuteremo, certo. Anche perché siamo in un paese un po' strano, no? Certo. Per 15 giorni abbiamo avuto le slide del Presidente del Consiglio, ma nessuno sapeva cosa c'era scritto. È arrivato in Parlamento un grave ritardo, benissimo, lo sappiamo. Benissimo. Allora, certo. Lunedì noi come direttivo della CGIL ci riuniamo, faremo le nostre valutazioni e diremo quello che non ci convince, avendo già cominciato a vedere molte cose che non ci piacciono, perché sa... Sentirmi dire che il problema è la burocrazia, sai, io girando un po', adesso sto facendo assemblee nel contratto. Il problema è la burocrazia. No, ma guardi, mi permetta di dire questo. Se io parlo con i giovani, parlo con i precari, con i metalmeccanici, con rischio di perdere il posto di lavoro, io non ne ho trovato uno fino ad oggi, che se tu gli chiedi come stai, cosa fai, quale problema hai, io non ne ho trovato uno che mi ha detto il mio problema è la Costituzione, capisci? La gente ha altri problemi, ha il problema che è precario, ha il problema che non ha lavoro, ha il problema che non arriva alla fine del mese, ha il problema che vuole andare in pensione, ha il problema che è stanca di un paese dove c'è un'evasione fiscale che fa schifo e anche questo governo non sta facendo nulla per affrontare, anzi siamo di nuovo ai condoni, a schiaffi in faccia a chi le tasse le paga. Allora io dico che noi dobbiamo recuperare, perché io vedo tanta voglia di cambiare, ma la gente è sfiduciata. È sfiduciata per il quadro che abbiamo di fronte. Abbiamo soltanto un minuto prima di salutarla, che è questo. Si sta per votare in America, no? In America gli operai votano Trump, moltissimi operai votano Trump. In Italia sta succedendo, lei vede un rischio simile, cioè che i vostri operai vadano sempre di più verso i partiti, come dire, protezionisti, populisti, insomma, come vogliamo chiamare, 5 Stelle e Lega? In un paese dove ormai a votare ci va il 50%, io conosco anche tanti purtroppo che non vanno più a votare perché non sanno cosa scegliere. Poi che tante persone che lavorano possano votare per 5 Stelle e Lega non è di adesso, no? È un fatto con cui oggettivamente fare i conti c'è una libertà. Per me il problema è finito il tempo delle cinghie di trasmissione. Io penso a un sindacato che deve essere autonomo e indipendente dalle forze politiche, perché deve avere un suo progetto e deve rappresentare le persone che lavorano, gli interessi dei giovani che cercano lavoro, non se c'è questo o quel governo, ma sulla base di ciò che il governo fa in quel momento lì. La coalizione sociale si sono perse le tracce. No, guardi, sì, ma faccio un altro esempio. Tornerà. Adesso, no, ma le faccio due esempi. No, mi faccio uno perché la devo salutare. Le faccio, no, ma due esempi che così a provocazione rispondiamo, no? Bene, un primo esempio è il referendum. Vorrei farle, e quindi io considero che il fatto che le persone si riprendano la parola e affermino che la Costituzione va applicata per cambiare il paese e non cambiarla era una delle ragioni per cui noi abbiamo detto dobbiamo unire il mondo del lavoro che è diviso. Le faccio un altro esempio. La CGIL, a proposito che non contrasta il governo, ha raccolto 3 milioni di firme perché dopo questo referendum, in primavera, ce ne sarà un altro in cui noi chiediamo ai cittadini di andare a votare per cancellare i voucher, per fare una nuova legge sul sistema degli appalti che oggi è un disastro per i lavoratori e per un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori che estenda le tutele a tutte le forme di lavoro, comprese le partite IVA e il lavoro autonomo, e che ripristini il licenziamento senza giusta causa, cioè che cancelli il job act. Vede che l'idea di unire il mondo del lavoro non è più semplicemente, è un'idea di tutta la CGIL ed è una battaglia per provare grazie a cambiare Maurizio questo paese.